Bruno è cieco. Attività che per altre persone non presentano alcuna difficoltà, per lui possono essere molto complicate. Bruno vuole partecipare a una riunione del comune. A causa della sua disabilità visiva, può leggere solo documenti elettronici senza barriere. Soltanto con il supporto di documenti di questo tipo, può venire a sapere dell'invito e prepararsi all'evento. Ma Bruno non è l'unico ad avere problemi di accessibilità. Nei comuni svizzeri, circa un abitante su 5 è una persona con disabilità. Per questa guida distinguiamo 4 forme di disabilità. Per ognuna di esse, i fornitori di servizi digitali o analogici e gli organizzatori di manifestazioni online o in presenza devono soddisfare esigenze diverse. Per esempio, per le persone cieche o ipovedenti è indispensabile che il sito internet e i documenti PDF siano privi di barriere. In occasione di manifestazioni, le persone audiolese hanno bisogno, per esempio, di traduzioni in lingua dei segni. Le persone con disabilità motoria, invece, necessitano, per esempio, di edifici accessibili. E per le persone con disabilità cognitive è, per esempio, necessario materiale informativo in lingua facile. Ma per un comune è difficile sapere a che cosa prestare attenzione, affinché tutti i servizi siano accessibili senza barriere. Il sito cloud.ch offre un quadro degli strumenti appropriati per rendere servizi e manifestazioni accessibili a tutti. Su questo sito troverete una guida e una lista di controllo adeguata alle vostre esigenze. E informazioni su come strutturare senza barriere i documenti, il sito internet e le manifestazioni. Così la prossima volta anche Bruno potrà partecipare alla riunione del comune.